Ciao, avete un pantalone jeans che vi sta stretto? Di pochi centimetri? Come potete fare? O metti un bottone sulla parte sul davanti, però aggiungere un bottone è brutto perché sfasa o la cerniera o la bottoniera. Però è un centro dietro difficile, non si può allargare, è un margine all'inglese, come potete vedere. Dunque, in questo video vediamo come risolvere il problema. Allora, iniziamo a scucire questo passante che ha, come vedete, dei punti molto stretti. Quindi prendiamo lo scucitore e delicatamente andiamo a togliere. Qua ci vuole un po' di forza per togliere questi micro punti con garbo, perché sennò lo scucitore è comodo ma è talmente affilato che si rischia sempre di tagliare il tessuto in questo modo. La parte bassa la potete lasciare, però fermiamo il nostro passante che ci può disturbare in questo modo. Guardiamo se abbiamo un punto a catenella. Sì, ce l'abbiamo. Con lo scucitore avvio la cucitura e taglio anche la parte in cui arriverò. Tolto un lato, tolgo l'altro e adesso vado a togliere per benino tutte le rimanenze dei fili, lo puliamo bene. Andiamo a tagliare in corrispondenza del centro del pantalone, il centro del taglio, non fatevi confondere dalle doppie cuciture che di solito si trovano sui jeans, perché la parte centrale, la cucitura vera, è questa. Dunque vado a mettermi uno spillo in direzione, così, prendo la cintura, la piego in due, ben allineata, e vado a tagliare. In questo modo. Adesso vado ancora a scucirmi un pochino l'impuntura che troviamo qua in alto. Questa non è il caso di scucirla tutta, perché mi basta solo 2-3 centimetri per fargli il riporto, per allargare solo la cintura. Capita sovente di avere quei 2 centimetri che da seduti dà fastidio, soprattutto dopo aver mangiato, si sta in ufficio, si sta seduti e mancano sempre quei 2 centimetri dove siamo costretti, o anche in macchina, a sganciare il primo bottone. Ecco qua, disfiamo. Questo non è un punto a catenella e quindi per forza dobbiamo scucire. Sappiamo che scucire non c'è macchina che ci aiuto, che ci dà aiuto, niente. Voilà. Ecco, bastano 2-3 centimetri giusto per attaccare il nostro riporto. Ecco fatto. Così, così e così. Bene. Adesso andiamo sull'asse da stiro e andiamo a stirare, stiracchiare bene bene la parte bassa del pantalone. Eccomi qua. Stiriamo proprio, andiamo proprio a
a distendere completamente il più possibile la parte bassa del pantalone. Ecco, controlliamo se quanto abbiamo scucito può bastare. Direi proprio di sì. Ecco, questo è quello che ci manca. A questo punto stiro, do una stirata leggera senza tirare la cintura e torno al tavolo. Bene, allora adesso faccio un allineamento, quindi riporto la cintura in sede e lo vediamo bene. Metto uno spillo qua e uno spillo qua, così, in questo modo. Allora vado a calcolare quanto mi manca. Allora, quanto mi manca sono 3,5 centimetri. Ma attenzione, perché dovete calcolare il margine d'attacco, che sono, possiamo fare un centimetro, ma vi consiglio di lavorare a 7 mm, così non vi sbagliate. 7 mm è l'equivalenza dello spazio che c'è tra l'ago del piedino a sponda destra o a sponda sinistra. Quindi, se qui, ecco, il centimetro lo spostate dalla placchetta e andate a misurarvi 7 mm, che è qua. Quindi il totale adesso è l'equivalente di 4,5 centimetri. Prendo un pezzo di tessuto. Considerate che se un pezzo di jeans ce l'abbiamo di sicuro in casa, ma se non ce l'abbiamo usate pure qualunque tipo di tessuto, perché in ogni caso viene sistemato sulla cintura, poi riposizioniamo il passante e dunque con la cintura vera e propria, diciamo, che va a stringere. Allora, dunque, dobbiamo, adesso questo lo posso sganciare, così. Allora, calcolo l'altezza, incluso dei margini, di tutta la cintura. E ci siamo. Poi, prendo di nuovo il centimetro. Siccome il taglio è storto, lo allineo. Potete usare anche una squadretta, di qua, e lo allineo di qua, in questo modo. E vado a tagliare. Così. E così. Quindi l'altezza ce l'ho. Ne ho in abbondanza, me lo segno. Lo piego. Preciso. Lui entra in dritto filo e lo taglio. Dunque, l'altezza ce l'abbiamo, dobbiamo calcolare i 7 mm di margine da un lato e 7 mm anche per il margine del nostro riporto. Bene, abbiamo calcolato l'altezza della cintura del pantalone, quindi la cintura, abbiamo aperto i margini, questo è il riporto che devo aggiungere per arrivare ai miei 3 centimetri. Devo fare questo conto. Allora,
un tot, quindi l'equivalente di 7 mm, perché lavoreremo per facilitare il nostro lavoro con il mezzo piedino. Quindi 5 più 2 sono 7 mm, più 3, che è quello che a noi manca, più altri 7 mm, quindi 5 più 2. E siamo qui. A questo punto posso piegare in doppio, in questo modo qua. Calcolo lo scarto, che è 1,5 cm di tessuto, e taglio. Ok, perfetto. Adesso metto il diritto contro il diritto del tessuto, in questo modo. Metto dei piccolissimi spilli orizzontali. Lavoriamo a mezzo piedino. Adesso vediamo meglio che cosa voglio intendere e che cosa si intende normalmente quando leggete anche le riviste di settore. Quindi mettiamo degli spillini molto piccoli per tenere i due lembi, così, e andiamo a cucire a macchina a 7 mm. Quindi lavorare a 7 mm cosa vuol dire? Allora, vuol dire questo: l'ago di tutte le macchine, tiro giù il piedino così si vede bene, l'ago in questo caso stiamo lavorando normalmente, quindi sta in centro. Stare in centro al piedino vuol dire che dal centro dell'ago a sponda destra o a sponda sinistra abbiamo l'equivalente di 7 mm. Quindi a noi lavorare a mezzo piedino ci rende la vita molto più semplice, perché noi appoggiamo il piedino con la sponda, in questo caso a destra, del nostro taglio di tessuto. Quindi vado avanti, vado indietro per chiudere. Con gli spillini piccolissimi sapete che potete passarci sopra, ma devono essere molto sottili come questi, oppure toglierli quando arrivate, o se no imbastite. Quando arrivo alla fine torno indietro e faccio il fermo ed esco via. Farò uguale, lo stesso attacco, anche dall'altra parte. Quindi mi prendo l'altro lembo, questo qua, quindi anche qui davanti contro davanti del tessuto, dritto contro diritto, metto due spillini per tenermi tutto fermo, in questo modo, così. Mi raccomando, rispettate le linee di taglio, quando sovrapponete. Cosa vuol dire? Vuol dire che non posso permettermi di sistemarmi in questo modo, sempre sulla linea di taglio. Poi appoggio prima il piedino, così riesco a vedere esattamente che sono sulla linea del tessuto, proprio al margine. Parto, chiudo, vado avanti. E torno indietro. Ecco fatto. Adesso non mi resta altro che andare a stirare bene, chiudere il passante
impunturare la cintura e il lavoro è fatto. Ok, andiamo al ferro da stiro. Sono all'asse, quindi prima distendo bene il mio riporto, così, ben piatto. Poi lo piego in questo modo, stiamo qui, così, e stiro. Ecco, i margini del riporto che siano girati entrambi verso l'esterno. Poi rispetto le vecchie pieghe, in questo modo qui, tenendo leggermente più, proprio qualche millimetro più lungo la parte sotto, e stiro. Appiattisco tutto questo volume di tessuto. Ecco, perché la parte sottostante della cintura deve essere leggermente più lunga? Perché adesso, vedrete, io farò una battuta macchina e in questo modo sarò sicura di prendere anche sotto. In fondo sto facendo, ripetendo quello che ho tolto in originale. Adesso vado a sistemarmi meglio il lavoro sul tavolo. Bene, abbiamo stirato, adesso andiamo ad allineare per bene il nostro, la nostra cintura. Quindi partiamo dal centro del nostro riporto, lo calcolate eventualmente, era sempre 3, quindi 1,5 e 1,5, pensando però, ricordatevi che il centro dietro è questa linea, non è questa, perché non confondetevi, perché questa è una cucitura d'abbellimento, non è nient'altro. Quindi è facile confondersi con queste linee. Allora metto uno spillo qua, metto uno spillone, perché qua ci vogliono proprio gli spilloni, in questo modo. Controllo se sotto ho preso, perché adesso vado a cucire a macchina proprio sulla vecchia traccia. A questo punto potete imbastire, o se siete già bravine o bravissime, andiamo a cucire. Mi raccomando di usare, soprattutto con i jeans, l'ago giusto, l'ago proprio da jeans, non l'ago quello detto universale, anche se è da 100-110 come spessore, proprio quello da jeans, che c'è scritto chiaramente sul blister, perché ha una lega particolare, 110 il massimo della larghezza, e siete tranquille. Ok, andiamo a cucire. Allora, in questo caso non tiro giù il piedino, ma tiro giù l'ago in corrispondenza della vecchia cucitura. Quindi vado un po' indietro, in sovrapposizione. Il filo usiamo il grigio. Allora, adesso cambio il filo, da grigio lo metto giallo, come sono gialle le nostre impunture. Faccio un nodino piccolino e lo vado a tirare da sotto, in questo modo, così non disfo la macchina, non la sfilo. Allora, volevo spendere due parole su questo fatto. Allora, il filo, le impunture originali, come vedete, sono spesse. Ma siccome noi dobbiamo battere adesso sul diritto, io devo usare per forza il filo sottile, quindi il solito nostro filo che metterò sopra,
e eventualmente posso mettere il filo spesso, ma solo sotto, perché le macchine domestiche e anche domestiche non, diciamo artigianali e domestico, il filo spesso è solo sotto che funziona, come fare gli orli jeans, che giustamente siamo in questa posizione per l'orlo jeans, vedete? Dunque io sul rovescio ho il filo sottile e sul diritto mi appare il filo spesso. Questo perché per fare i lavori che vedete sui jeans in azienda ci sono proprio delle macchine particolari che possono fare i lavori che noi non possiamo fare. Ci sarebbe anche una soluzione eventualmente, quello di fare come me adesso che vado a cucire come ho spiegato poc'anzi, quindi, e poi vi faccio vedere dopo, quindi punto, iniziamo a fare la prima cucitura che è questa, parto, torno indietro. Qui dovete aiutare il tessuto, vi mettete in posizione giusta, che è questa, e tirate dietro. Al passaggio togliete gli spilli, se non sono molto sicura imbastisco per tenere tutto assolutamente fermo, perché qui abbiamo degli spessori notevoli, l'ago funziona benissimo. Rallentate comunque sempre quando state superando ostacoli, come in questo caso di spessori, e se non basta controllate manualmente se l'ago riesce a superare l'ostacolo. Arrivo alla fine e chiudo, taglio ed esco via. Farò lo stesso sulla cintura superiore, punto l'ago andando sul indietro, riprendendo la cucitura originale, vado in sovrapposizione, non faccio il nodo, tanto il punto si autoblocca, e vado a lavorare millimetrata come la cucitura precedente e vado di nuovo in sovrapposizione, in questo modo vedete, andando in sovrapposizione il punto si autoblocca, poi se volete fargli la retromarcia nessuno dice nulla. Via. Eravamo rimasti che volevo darvi una chicca, che è la seguente. Dunque, abbiamo capito che il filo spesso non può essere messo nella parte superiore, ma solo inferiore. Ci sono alcuni casi in cui lavoriamo come questo, dove io devo lavorare sul diritto del tessuto, perché devo vedere la vecchia traccia, non posso lavorare al contrario, se no non potrei avere il bello sul diritto. Dunque c'è una strategia, posso fare questo lavoro che ho appena fatto, mettere il filo spesso sotto, e a questo punto, avendo fatto adesso la cucitura, ho messo il filo bianco apposta sotto per farvelo vedere, posso andare a riprendere, sovrapponendomi proprio sulla cucitura bianca, no? Io vado a lavorare e in automatico da sotto mi esce il filo spesso. Questa è una strategia. Poi volevo farvi notare un'altra cosa, che è questa, che è il passante. Il passante, quando l'ho scucito, non ho tolto il fermo,
Non l'ho tolto apposta perché adesso che lo riprendo per fissarlo, io faccio la mia cucitura normale, giallo con il punto 2,5-3, vado a riprendermi il fermo e in questo caso non si vede nulla e sembra appunto, cioè risalta se in ogni caso la cucitura originale, ovvero questo. Io sto lavorando sempre col mio punto 2,5-3, vi ricordo che i tessuti più sono spessi ed è meglio allungare il punto, eh? Quindi io sono qui, puntate l'ago, siamo su degli spessori, ricordatevelo, e dunque bisogna andare cauti. L'ago è quello da jeans, a volte quando proprio neanche l'ago da jeans riesce a penetrare lo spessore, potete utilizzare l'ago a baionetta, che è un ago tipico che si usa, che si usa per la pelle. Sulla punta dell'ago si chiama baionetta proprio perché è sfaccettata questa punta ed è tagliente. Dunque, quando entra nel tessuto, lo taglia, sì, ma non è che, cioè, lo taglia, ma senza procurare nessun danno, voglio dire, aiuta solo ad entrare e facilitarvi nella cucitura. Andate quindi lentamente, andate pure manualmente a fare questa operazione. Ecco qui, il nostro lavoro è giunto a termine, diamo la nostra bella schiacciata con il ferro da stiro, abbiamo allargato di 3 cm, quel poco di più, per essere più comodi. Ciao!